Ok, saliamo al monastero a vedere che sta succedendo. Ah, grandioso. Li abbiamo circondati. Oh! Attenzione! Accidenti! Puoi rallentare? Potrebbero esserci sicari di Eddie. Ma su, ci siamo liberati di quei pagliacci da un bel pezzo! Oh mio Dio! Che schifo! Oh, avessi la mia videocamera. Ah, cosa? Gli spagnoli avranno messo trappole sull'isola per proteggere l'oro. Questa non è opera degli spagnoli. Guarda attentamente gli spuntoni. Mi stai forse prendendo in giro? Questo è del nostro aereo. Aspetta, questo non ha senso. Perché avrebbero piazzato trappole così se l'isola brulica dei loro stessi uomini? Non loro. C'è passato qualcosa qui dopo. Qualcosa o qualcuno? Ma pensi che... Shh. Hai sentito? Sentito cosa? Niente. Assolutamente niente. Siamo osservati. Osservati? Ma sì, di sicuro non c'è niente. Via da qui, prima che incontriamo la cosa che ha rosicchiato questo tizio. Ok. Eccoli lì. Da quella parte! Tieni giù la testa! Hanno dei mirini laser! Oh. Bene! Eccolo lì! Ehi! Attenti! Muoviamoci! Ehi! Oh. Roman e Navarro non possono essere lontani se hanno lasciato i loro scagnozzi al cancello. Ti ricevo. Voglio la libreria sotto controllo. Non devono raggiungere Sullivan. Sì, signore. Il vecchio lavora nella zona orientale del complesso. Non so perché lo hanno portato. Non ci si può fidare di quel figlio di...
mi stai sicuramente prendendo per i fondelli. Bene. Oh, lo vedo. Oddio. Sì. Nate, questo posto mi dà una brutta sensazione. Lo so, anche a me. Ok, troviamo Sullivan e portiamo il culo lontano da qui. Qui. Yeah.
Ottimo lavoro! Terrò quello finché la porta non sarà aperta e bloccata. Ok, lascialo andare. Piano! Ehi! Ho detto piano! Thank you.
Questa deve essere la biblioteca. Di là. Beh, non ci metteremo a ballare davanti alla porta principale. Troviamo un altro passaggio. Occhi aperti. Lavorava in questo piccolo bar nelle Filippine. Oh, aveva un sorriso in grado di sciogliere il cuore. Ma ti giuro su Dio, era in grado di ucciderti come di baciarti se non rigavi dritto. Era una cosina non più alta di 1,60 m. La chiamavano la filatrice, perché aveva... Vuoi tacere, vecchio? Ce lo hai già raccontato decine di volte. Oh, lo so. Certo che l'ho fatto. La memoria non è più quella di un tempo. Perché diavolo ci stai mettendo così tanto? Beh, non hai notato che la maggior parte di questi libri sono mezzi marci? È scritto in spagnolo? Sì, ok, ma muoviti, il capo ti sta aspettando. Ehi, lassù! Oh, cavolo. Santo cielo! È qui! Stoppateli in passare! A terra! Ok. Fatelo fuori! Sei morto. Sali, laggiù! Oh, amico, era ora che arrivassi. Beh,